un quarto di secolo, come degli antichi alchimisti intenti alla grande opera, ci siamo dedicati pazientemente a ricercare un metodo per purificare e distillare gli elementi naturali estratti dalle pietre e dai sogni della nostra amata città. Nei luoghi segreti del nostro agire li abbiamo trasmutati in una nuova materia, in una quintessenza fatta di bellezza e amore. Per giungere a questo quinto elemento, bello ed incorruttibile, abbiamo calcinato fino all'ultima cottura, disciolto, separato, congiunto, fermentato, distillato ed infine coagulato con le nostre arti la materia primordiale fatta di duro laterizio, liquida acqua fluviale, aria di sogni e fuoco d'amore. Questa misteriosa operazione, cambiando costantemente colore, passando dal nero della terra invernale, dal bianco della fresca acqua primaverile, dal giallo dell'aria estiva e dal rosso del fuoco dei tramonti autunnali, ci ha portato insieme a voi a vedere con occhi nuovi e sguardi armonizzati in un'unica direzione, la direzione del bene comune. E credo che sia giusto così. Questa è la nostra pietra filosofale, che ci ha permesso attraverso un paziente procedimento lungo ben 5 lustri di trasformare con le nostre arti la materia del quotidiano nell'oro della caritatevole condivisione. Ora vi ringraziamo per averci accompagnato in questa prolungata fatica, e rinfrancati e rinvigoriti e ringiovaniti dall'elisir distellato da questa quintessenza, vi salutiamo. Il cerchio si è chiuso, il drago è riuscito a mordersi la coda e ha incominciato a roteare vorticosamente. Ritorniamo dunque agli occulti laboratori dei nostri sotterranei per dedicarci a nuove misteriose imprese che forse un giorno torneremo ad offrirvi in armoniosa condivisione.